Ciao a tutti, nuovo video. Volevo in questa occasione farvi vedere delle vecchie creazioni che avevo fatto in chainmail. L'ho un po' abbandonata ultimamente, ma perché mi sono data magari un po' di più alla tessitura. Però ovviamente mi piace ancora molto come tecnica, ho anche le catene di brillanti creazioni, devo ancora iniziare ad usarle, pensate voi. Quindi queste che vedete non sono state comprate da loro. Comunque vi faccio vedere quello che ovviamente avevo creato per il passato, grazie soprattutto ai video di Anto Piccolofiore, che è la maestra della situazione. Allora, avevo fatto questo paio di orecchini semplicissimi in maglia bizantina. E con una piccola variante qui sotto che è l'inizio insomma della inca, giusto per allungarla un po'. E vabbè, penso si veda, è oro e lilla. Avevo fatto questi qua, a me piace molto quell'abbinamento oro lilla, non so se la cosa piace anche a voi. Poi li avevo fatti non mi ricordo se la chiamano tipo in maglia semplice. E questi orecchini fatti con la maglia canna di fucile argentato e lilla. Allora, anche questi mi piacciono molto. Avevo fatto anche il braccialetto abbinato, sempre con la stessa lavorazione. Avevo messo la chiusura, poi canna di fucile. Questa l'avevo presa alla Fantasy Craft ancora un anno fa, quando avevo fatto un acquisto proprio al loro negozio. L'unica cosa è che questa catena canna di fucile è difettata, quindi non la userò perché probabilmente non l'hanno tagliata, quindi gli anellini proprio non si aprono, bisogna forzarli. Comunque, vabbè, l'abbinamento a me piace molto. L'ho usato solo per fare questa perché ho detto nel dubbio che poi non funzionino. Eventualmente la userò come catenina normale per una qualsiasi cosa che non richiede di essere aperta. Poi avevo fatto questi orecchini bronzo e lilla con questa variante, avevo trovato una catena praticamente ovale, sì, un po', non so se è un po' storta, quindi non so se la chiamano ovale lo stesso, sempre satinata lilla, sempre con la maglia bizantina perché la dimensione degli anellini è sempre la stessa, quindi li avevo fatti così e a questi avevo abbinato anche la collana fatta sempre nella stessa tecnica, quindi sempre con la maglia bizantina. Ho fatto dei moduli da 5 maglie o 6 maglie, dipende. Ho fatto la parte che pende sotto, questa parte qui un po' più lunga perché poi visivamente si piega e sembrava più corta, diciamo, della parte che comunque resta in verticale. Avevo sempre alternato poi due maglie di questo tipo. E sopra per allungarla, perché l'ho fatta senza chiusura, ho alternato le tre maglie bronzo con una lilla, anche perché questo bronzo ero nella fase in cui non mi piaceva particolarmente, quindi cercavo di farlo fuori, come si dice dalle mie parti. E ultimissima creazione, sempre in maglia bizantina, perché la dimensione degli anellini è sempre quella, in oro e bronzo. Questa è una doppia maglia, avevo fatto gli orecchini. L'avevo fatta per regalarla questo completo, poi ho detto no, è troppo, me lo tengo io. Ho fatto il braccialetto a cui ho aggiunto questo è un mezzo cristallo, io non so di che colore sia perché vedete che varia molto quando poi lo girate. E poi avevo messo il classico moschettone perché non mi piaceva nessuna chiusura T-bar che avevo al momento. E a questo avevo abbinato per fare le cose in grande anche la collana fatta sempre nello stesso modo, quindi sempre con la classica modulo insomma di maglia bizantina e con l'alternanza di questi mezzi cristalli. E poi avevo allungato la collana dietro sempre per liberarmi di un po' di bronzo, due maglie bronzo e una dorata. A me piaceva molto anche questa, a me piacciono molto le collane lunghe, quindi io vi sto parlando tutte di collane di almeno 80-85 centimetri in tutto perché arrivano proprio alla pancia praticamente. Vabbè, comunque, questa era la mia vecchia produzione chainmail. Per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!